Buongiorno a tutti, sono Dario Finocchiaro, responsabile marketing di Leli Italia. Siamo qui alla Fiera di Cremona come tutti gli anni, e per ormai sono tanti anni che partecipiamo alla fiera e quest'anno devo dire che abbiamo visto un incremento di afflusso rispetto all'anno precedente, di questo siamo soddisfatti. Per noi partecipare alla Fiera di Cremona è molto importante perché la riteniamo una piattaforma unica al momento in Italia per la zootecnia e per poter comunicare il nostro messaggio, che è un messaggio che riguarda l'efficienza per gli allevatori. È un periodo di grande crisi e questo è quello che ci sentiamo dire da tutti gli allevatori, il prezzo del latte che è sempre più basso e mette in difficoltà il comparto. Noi quello che vorremmo essere è presentarci come dei partner per l'allevatore per superare questi momenti di crisi, ed è per questo che anche quest'anno presentiamo le nostre macchine di punta, e sono macchine che ogni anno vengono innovate. Quindi abbiamo qui alle mie spalle il Leli Vector, che è un sistema di alimentazione automatica che consente di gestire la mandria in maniera precisa, perché c'è la possibilità di fare delle razioni per ciascun gruppo di animali e quindi andare incontro alle esigenze dei singoli capi, quindi capi più produttivi con una razione più energetica ad esempio, e poi il robot di mungitura Leli Astronaut, che è un altro nostro prodotto di punta e che come tutti gli anni viene innovato sia dal punto di vista meccanico che dal punto di vista del software gestionale. Abbiamo partecipato al Milk Village con un piccolo seminario durante il quale abbiamo cercato di comunicare quali sono i benefici dell'automazione nella stalla dei bovini da latte, perché riteniamo che sia fondamentale la gestione, una gestione corretta della stalla, e da questa gestione corretta l'allevatore può trarre grande profitto. L'allevatore delle vacche da latte pensiamo come focus debba avere l'alimentazione e la mungitura. Con i nostri sistemi di automazione si può concentrare su questi aspetti e quindi lasciare fare alle macchine ciò che possono fare le macchine, lasciare liberi gli uomini di fare dei lavori più preziosi per il profitto aziendale. Chiaramente, oltre a queste macchine che ho citato, quindi il sistema di alimentazione automatica e il robot di mungitura, si mettono assieme quindi la mungitura e l'alimentazione, che sono i due aspetti chiave per poter far leva, per fare reddito in azienda. Ci sono tutta un'altra serie di macchinari che presentiamo, tipo il robot spingiforaggio che abbiamo esposto nell'area Milk Village e anche il robot per pulire i grigliati. Ma riteniamo che non siano solamente le macchine a fare la differenza per quanto riguarda Leli, ma è il servizio, un servizio che con la nostra struttura dei Leli Center, sparsi per tutto il territorio in maniera capillare, garantiamo 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, grazie all'efficienza dei nostri tecnici che sono tutti certificati. Ma anche grazie al servizio di Farm Management Support, che riteniamo essere chiave per la gestione dell'allevamento. Installare il robot di mungitura non significa dimenticarsi di avere le vacche, significa poter gestire proprio il tempo in maniera migliore e in maniera più efficiente. È incredibile pensare che dalla una buona gestione aziendale si possono trarre dei profitti notevoli in termini di produzione di latte. Ci sono degli studi che dicono che da una buona gestione si possono trarre addirittura 7,28 litri di latte in più al giorno per vacca.